Buongiorno, Eccoci qua ragazzi, facciamo una ricetta un po' particolare. Facciamo le lenticchie, maiale e fagioli. Una ricetta un po' così, particolare. Sto facendo bollire il maiale circa un'oretta con gli aromi, acqua, il brodo, pomodori, prezzemolo, basilico, alloro e peppe, estratto di pomodoro. Adesso qui nell'altra mia pentola mettiamo un po' d'olio d'oliva extravergine, accendiamo il fuoco lento, le facciamo rosolare delle salsicce, salsicce al finocchietto. Qui diamo il tempo, adesso io qua taglio un pochino di pancetta, io della pancetta affumicata, molto bella. Prendiamo un pezzo e la facciamo rosolare. Oggi è un giorno speciale per me, allora di buon mattino ci facciamo un bel bicchiere di rosso. Un primitivo del Salento. Dare le salsicce, il braccio che non funziona molto bene, quindi un bel bicchiere di rosso, un brindisi al nostro grande Cagliari dopo il successo di ieri alla Spezia, dove abbiamo perso 2-0. Buon Cagliari. Spettacolare. Allora ragazzi, facciamo rosolare le nostre salsicce, pian piano. Pinza, così è cosa, fare dello spazio. Allora, poi da questa parte ormai il maiale ha bollito per un'ora abbondante, faccio rosolare le mie salsicce, prendiamo il coltello, la filatina. Stanno rosolando bene. Stiamo proprio quasi cuocere. Ecco, fra un attimo dobbiamo filtrare questo brodo e tagliare a pezzi la carne di maiale. Cosa alla volta. Prendiamo un pezzo di pancetta.
spettacolare, ragazzi, un profumo unico. Così veramente bello, lascio un po', pancetta italiana. Hey guys, we're making sort of a cassoulet, beans, pork, pancetta, sausages, everything. Mock pancetta, mock bacon, right, put it down with the sausage, there it is, good. Sip of red wine, guys, cheers, fantastico. Una giratina qua, ok, so in my pot, boiling pot, there is one onion, plenty garlic, a lots of pepper, one chili, herbs, all sorts of things, parsley, bay leaves, basil. Now we're gonna drain it, yeah? So we remove the meat. Transfer the meat to this pot. After cooking for 1 hour. Then gently simmer for big chunks. Sorry guys. Early morning here. Okay, there we go. Now let this cool down a bit, then I slice it. Keep checking my sausages, gonna get brownish. We'll do another passage. Hey ragazzi, filtriamo questo liquido una volta che ha arrotolato per bene la salsiccia con la pancetta, va bene? Del maiale lo taglieremo a pezzi, terremo la cotenna, we keep the skin of the pork, rimuoviamo le ossa e via, facciamo raffreddare un attimino e ciccia. Allora, cosa farò poi? Trasferirò questo liquido in questa bella, come lo chiamiamo, con questo contenitore di ferro, questo padellone, e faremo cucinare le nostre lenticchie. Adesso andiamo a lavare, abbiamo un pacco di lenticchie, ecco, belle, 800 grammi, le laviamo. Yeah.
cuocere la salsiccia, ma occhio a non bruciarla, mi raccomando, fuoco medio, facciamo rosolare per bene e via. Ma io è caldo ancora qua, bisogna avere pazienza. Adesso cosa faccio io? Gli do una pulitina, va bene? Un po' di passaggio, ragazzi. C'è spazio per staccare. Mettiamo il piatto qua. Ecco qui ragazzi, adesso muoviamo la cotenna. La diamo a pezzi, la mettiamo a rosolare così. Pezzi piccolini, ecco qua, un altro pezzo, eliminate il grasso se ci riuscite. E facciamo cuocere piano piano, ragazzi, questa carne dobbiamo rimuovere le ossa. Tagliamo questi piccolini, una giratina, raga, facciamo un bel piatto. Togliamo tutto il grasso.
tiriamo le ossa. Un altro bel pezzo di carne. Carne molto economica, ragazzi. Maiale. Togliamo il grasso. Bella mescolata, ragazzi. Che si può, un altro pezzo di carne e ci siamo quasi. Pulitina adesso. Comando, tenete pulito il mancone. Bene, mescoliamo. La salsiccia ha preso colore, carne pura, il grasso pian piano si scioglie, con un attimino, allora laviamo le lenticchie, ragazzi, acqua fredda.
copie. Ci lasciamo così. Allora ragazzi, adesso mescoliamo. Aggiungiamo un po' di brodo di cottura, facciamo così. Filtriamo. Fino a ricoprire le lenticchie. Okay. Siamo alla fiamma. Facciamo ebollizione e poi abbassiamo la fiamma di nuovo. Mescoliamo bene. E via. Mettiamo in cottura. Un sorsetto di vino. Alla vostra. E c'è da aspettare ora, ragazzi. C'è da aspettare. Facciamo cuocere almeno 45 minuti a fuoco medio basso. Sarebbe meglio metterla al forno, ragazzi, però per farvi vedere. Eccoci qua, io sto preparando anche la pizza per i bambini. Allora, la mia pizza, la pasta per la pizza, l'ho preparata avantieri, ok? Poi l'ho fatta lievitare 24 ore, ieri abbiamo fatto una bella pizza, ne è rimasta la metà della pasta, che stamattina, paio d'ore fa, vediamoci o no, alle 3 del mattino, ho rimpastato. Ho aggiunto la farina, un pochino d'acqua calda, adesso la sto facendo lievitare di nuovo, vedete, bella morbida, ogni 2-3 ore gli do una giratina così, e la faccio lievitare molto lentamente. Io ho usato il lievito, un pochino di sale, acqua tiepida, ho fatto lievitare lentamente. Beh, ho fatto questo lavoretto qui io, ogni tanto sono proprio le bolle d'aria qua, ecco qui ragazzi, thank you.
Ecco qua, sta iniziando a sobbollire, abbassiamo la fiamma molto lentamente, molto bassa. Ecco qui, sta bollicchiando, qui sobbollisce pian piano, raga, facciamo andare molto lentamente. I fagioli, perché sono già confezionati, li mettiamo alla fine. Sta sobbollendo. Io vi lascio, ragazzi, magari ci si ricollega. Questo è un piatto che richiede delle ore. Mettiamo un altro po' di brodo che deve proprio coprire le lenticchie. Ecco fatto. Faccio questo gioco qui, se posso ripulirmi anche le padelle. Un profumo delizioso, ragazzi. Io faccio riscaldare il forno, mettiamo in forno, ragazzi, bisogna farle bene le cose. Io faccio riscaldare il forno e poi mettiamo in forno per un bel paio d'ore.
qui raga, fa così e abbiamo fatto tutto. Ecco qua. Possiamo anche ripulire. Bene. Ecco qui raga, preserviamo il brodo. Una pulitina al bancone come al solito. Ecco qui. Allora, la controllata qua, appena si bollisce, mettiamo in forno. Piccolo brindisi con gli amici che mi seguono. Vediamo un po'. Thank you.
mettiamo in forno, ragazzi, ci salutiamo. Ci si sente più tardi, buona giornata. Fuoco, forno a 80-90 gradi per un paio d'ore. Ciao. Eccoci con Mau, ragazzi, la seconda parte del mio video. Facciamo un bel bicchiere di vino rosso di buon mattino, perché la vita è bella e noi ci crediamo. Raga, abbiamo dormito oggi, quindi abbiate pazienza, ti dico, qualche fesseria. Qui abbiamo un po' di pancetta affumicata e ce la mangiamo, di buon mattino. Ok, qua splendore. Allora, qui c'è il brodo che abbiamo preparato con la carne di maiale. Ci abbiamo messo il pepe, il dado di pollo, la carne di maiale, logicamente tante erbe, basilico, prezzemolo, l'alloro, insomma tante cose, peperoncino. Hey guys, so this is my stock where I cook my pork meat and for a good hour I put in it, you know, chicken stock, all sorts of herbs, you know, parsley, basil, bay leaves, chilies. It has been going for 1 hour, yeah. From there I put in a pot some pancetta, fresh sausages with fennel, I cook it on olive oil, then I add my lentils, 500 grams lentils. And then the stock that you see now, they're placed in the oven. Now it's been cooking in the oven, a very low temperature, 1 hour. Ciao Davide, buongiorno Maria, eccoci qua. Allora, noi ci facciamo un bel bicchiere di vino rosso perché oggi è un giorno particolare per me. Infatti, un altro anno è passato. Cin cin, ragazzi, a tutti i miei piccoli fan della cucina. Ho messo su un po' di pancia, ma ogni tanto succede. Cin cin, buon appetito. Ci vuole anche un pezzo di pane. Allora, tra un po', ragazzi, vi faccio vedere. Tagliamo un po' di pane per la pancetta. Qua è veramente buona, pure tenuta sottile, vabbè, non c'ho tanta pazienza io. Allora, ragazzi, sto facendo un piatto straordinario. Ho preso spunto dalla cassoulet francese, però l'ho un po' convertita con le lenticchie perché non avevo i fagioli. E quindi abbiamo fatto un piatto così. Poi io le cose le rimescolo, le reinvento. Nel frattempo mangiamo la nostra pancetta straordinaria, un pezzo di pane, un segale, buonissimo. Allora, adesso apriamo il forno, ragazzi, dove sta cucinando a 80 gradi la mia zuppona di lenticchie maiale. Ok, vediamo un po', la tiriamo fuori e vi faccio vedere il tutto. Ecco qua, ragazzi. Apriamo. 1, 2, 3. Spettacolo. Allora, 80 gradi, ragazzi, ci vuole tanto tempo, no? Perché cucino. Vedete qui. Ho messo tanto di quel brodo. Spettacolo, Vediamo, c'è la cotenna. Ho rimosso tutte le ossicine dalla carne di maiale, logicamente. C'è la pancetta, la salsiccia. Ecco qua, non ha bisogno di altro brodo. Adesso ci mettiamo un po' di fagioli, ragazzi.
po' di fagioli, non troppi. Ecco qui. Giriamo. E a questo punto ha già cotto un'ora abbondante, io aggiungo un pochino di sale, che ancora non l'ho messo. Anche se il brodo di pollo era salato, l'affaggiamo un pochino, a me, per essere sicuri. Ecco qui, poi lo rimettiamo in forno, almeno un'altra oretta, raga. Un pezzo di pane, un pezzo di pancetta. Ecco qua. E dobbiamo assaggiare. Vediamo un cucchiaino e vediamo un po' com'è la salatura. Facciamo raffreddare un attimo. Io ci aggiungo anche un po' di olio d'oliva extravergine, questa è alta qualità, anche se è nella bottiglia di plastica. Assaggiamo. Ecco, in realtà, allora, le lenticchie sono durette, quindi è buon segno, sta cuocendo bene. Abbiamo i fagioli, che sono precotti i fagioli. Non metto altro vino, perché me lo bevo io. Cin cin. Allora, chiudiamo di nuovo la pentola, così com'è, uno splendore, ragazzi, tanta cottenna, mi raccomando. Questo è un piatto straordinario. Possiamo mettere anche un altro pochino di brodo, ma poco, ma poco. Ecco qua, a giro così. Proprio a fuoco lento, ragazzi. Via. Copriamo di nuovo. E mettiamo in forno, almeno un'altra ora. Quindi la cottura totale in forno 2 ore, un'ora di prebollizione, con la carne di maiale, le varie erbe, il brodo. Hey guys, so my lentils, they've been in the oven for 1 hour, very low flame, almost zero, 80 degrees, okay, Celsius. Now, before you put in the oven, you boil the pork meat for 1 hour minimum, okay? Put chicken stock, herbs, pepper, chilies, whatever you like. Cook for 1 hour. Then cut the pieces of pork, wash it, remove the bones. Cook the sausage in a fry pan with olive oil and bacon. Yeah? First class bacon, possibly Italian pancetta, smoked pancetta. Guys, that's good. Beautiful. Okay, some good news this morning. Maybe back in Ukraine and Russia, there are talks. Things start to move the way they should be. And hopefully the war will stop. Okay? It's my glass of wine to all the people suffering. Cheers. Okay. Allora, once the lentils have cooked, I add some beans, yeah, canned beans, and the water, wash them off, give a good mixture like this, and now I put it back in the oven for another hour. Very low flame, guys, low flame. Okay, and I'm gonna switch off my video as well, because you don't want to waste your time washing a pot which is not there, right? Okay.
Ok, guys. Buongiorno Riccardo, benvenuto nella cucina di Mau. Qui stiamo facendo una cassoulet alla Mau inglese. Proprio l'abbiamo rivisitata, rigirata, ubriacata e cesena. Pancetta, Riccardo, pancetta, pane di segale e binunieddu. Alla tua, Ricky, un grande abbraccio da Mau. Allora, questo è pronto. Un'altra spruzzatina di olio d'oliva extravergine, la più alta qualità, ragazzi. Ottimo. Il sale andava benissimo, non lo metto. Allora, chiudiamo di nuovo la pentola di ferro, bella pesante, la rimettiamo in forno e aspettiamo un'ora e poi ce lo godiamo alla faccia del Cagliari di calcio che ha perso. Maledetti. E vabbè. Buona domenica, ragazzi. Grazie di essere qui. Condividete il video, guys, thanks for being here, share the videos. I don't get anything, I don't get any money, I'm not doing it for money, it's just fun, it's good to be with you. Cheers, opera, back in the pot, in the oven. There we go, another hour at least, even 90 minutes. My wine is powerful, eh? This is from Salento. Puglia, South of Italy, top class. Cheers, guys. Remember, this is a part one and part two video. This is part two, yeah? So watch part one as well. Share it, please, share it. Ah, top class. Now I can go back to Dubai. Dalle 3 del mattino, raga. C'ho un dolore alla spalla qui, non mi fa dormire, che vi devo dire, mi metto a cucinare. Passiamo l'ora. Ciao. Bye bye everyone.